Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dello Sportello Europa. Inizio col presentarmi, io sono Virginia Ferraguti e faccio parte del team che appunto gestisce lo Sportello, che per chi non lo conoscesse è il nuovo servizio messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha lo scopo di orientare e supportare in generale i beneficiari della Fondazione proprio per quanto riguarda le opportunità di finanziamento europee e nazionali. Come sapete, l'appuntamento di oggi, riguarda il bando PNRR di cui sono responsabili le regioni per la presentazione di proposte di intervento finalizzate a proteggere e valorizzare l'architettura e il paesaggio rurale. Come sempre, durante questi appuntamenti vi ricordo che per qualsiasi domanda e qualsiasi dubbio, potete scrivere in chat e alla fine della presentazione la regia mi riporterà tutti i vostri dubbi e le vostre domande, cui cercheremo di rispondere insieme appunto alla fine della presentazione. Quindi, senza insomma attendere oltre, inizierei direttamente con la presentazione di questo bando. Iniziamo con qualche piccolissima informazione di contesto. Dunque, le proposte per questo bando vengono finanziate a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'ambito quindi è quello della missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. La componente 3 della missione 1, quindi turismo e cultura. La seconda missione della componente 3, riguardante la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. E quindi noi ci troviamo nell'investimento 2.2, riguardante la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Passiamo quindi ad analizzare il bando per quel che riguarda le informazioni tecniche, partendo da quelli che sono i suoi obiettivi, ovvero preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale, e anche attraverso il mantenimento e il ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi. Quindi non solo tutela ma anche valorizzazione. Quindi uno degli obiettivi di questo bando è promuovere la creazione di iniziative e attività legate appunto ad una fruizione turistico-culturale sostenibile e legate anche alle tradizioni e alla cultura locale. Poi, andando avanti, per questo bando è necessario capire nello specifico cosa si intende per patrimonio culturale rurale. La base legislativa è il decreto del MIBAC del 6 ottobre 2005 che attua la legge con cui vengono recate le disposizioni in materia proprio di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale. Quindi per architettura rurale intendiamo tutti quegli edifici e insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, ma anche delle rispettive economie agricole e dell'evoluzione del paesaggio. Quindi abbiamo una serie di cluster di beni che possono essere definiti patrimonio culturale rurale. Abbiamo gli edifici rurali, che sono quindi edifici destinati ad essere abitazioni o comunque funzionali alla pratica agricola, quindi che abbiano avuto un rapporto diretto o connesso con l'attività agricola circostante, e che ovviamente non siano stati alterati nell'impianto tipologico e materiale originario. La seconda tipologia sono le strutture e le opere rurali, quindi sono quelle strutture che non sono funzionali all'agricoltura, ma che sono proprio, che hanno proprio un legame organico con l'attività agricola. E quindi parliamo di fienile, ricoveri, stalle, forni, pozzi e così via. Poi abbiamo gli elementi della cultura religiosa, quindi sono tutti quegli elementi tipici della tradizione popolare delle comunità rurali, quindi cappelle, edicole e così via, che tradizionalmente sono quindi connessi alla vita delle comunità rurali. Sempre riguardante la definizione, non tanto la definizione quanto l'ammissione, quali sono i beni che possono essere ammessi per interventi nell'ambito di questo bando, c'è da fare due piccole specifiche. Quindi, sì, dobbiamo parlare necessariamente di beni per i quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale, oppure di edifici che abbiano più di 70 anni e che naturalmente siano stati già censiti o comunque individuati nei vari strumenti regionali e comunicali di pianificazione territoriale. Quindi va da sé che diciamo, non sono ammissibili tutte quelle operazioni che riguardano invece i beni che non sono appunto localizzati in area rurale, ma che sono localizzati nei centri abitati o comunque nel territorio urbanizzato. Sempre continuando con gli elementi tecnici di questo bando, chi sono i soggetti beneficiari?
In generale possono presentare domanda di finanziamento tutte le persone fisiche o i soggetti privati profit e non profit che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti appunto al patrimonio culturale rurale. Per quanto riguarda invece i beni di proprietà pubblica, questi sì, sono ammissibili, però soltanto se esistono, se sono nella disponibilità di soggetti privati, profit e non profit, o enti del terzo settore o altre associazioni, quindi che siano nella loro disponibilità con titoli di mente di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, e che naturalmente debbano mantenere per questi 5 anni successivi tutti i vincoli di destinazione d'uso appunto dell'edificio. Poi, quali sono gli interventi che possono essere finanziati nell'ambito di questo bando? Parliamo sicuramente di opere materiali che siano riconducibili ad una serie di tipologie. Poi le tipologie sono diverse, però ovviamente all'interno del testo del bando sono state riportati degli esempi. Quindi parliamo o di risanamento conservativo e recupero funzionale, o di manutenzione del paesaggio rurale, oppure dell'allestimento di spazi da destinare appunto a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali e turistici, perché appunto, come ricordavo, uno degli obiettivi del bando è legato proprio alla valorizzazione e quindi alla creazione di attività destinate a questo tipo di fruizione. E naturalmente tutti questi interventi dovrebbero prevedere sia un miglioramento sismico, ma anche dell'efficientamento energetico, o comunque prevedere anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda l'intervento dovrà partire entro il 30 giugno 2023 e dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2025, ricordandoci sempre che, come per tutti gli altri bandi del PNRR di questo tipo, sono ammissibili anche gli interventi la cui esecuzione non risalga più di, a prima del 1 febbraio 2020. Poi c'è questa piccola clausola riguardante gli interventi che possono essere svolti, ovvero che tutti i beni che appunto diventano oggetto degli interventi riferiti a questo bando devono essere resi disponibili alla pubblica fruizione per quanto tempo? Per un tempo che non sia inferiore a 5 anni dalla conclusione dell'operazione. Comunque vengono definite, insomma, delle tempistiche precise. Nel caso di beni dichiarati di interesse culturale, appunto, sia le modalità che le tempistiche che il tempo in cui il bene deve essere reso disponibile alla pubblica fruizione, poi va deciso insieme alla soprintendenza. Per i beni invece non soggetti a tutela, è stato scelto proprio un range di tempo che sono 24 giorni l'anno in cui appunto il bene deve essere reso disponibile al pubblico. Dico questo perché è importante, infatti bisogna allegare alla domanda proprio una relazione sulle attività di fruizione del bene. In generale, diciamo, guardando anche quelle che sono le risposte alle FAQ, della Regione Toscana riguardante questa relazione sulle attività di fruizione del bene, loro dicono che, diciamo, per assicurare, appunto, per assolvere a questo vincolo, basta anche un piano di visite guidate oppure un piano di giornate dedicate al turismo rurale o all'educazione ambientale, che possono essere svolte anche in collaborazione con organizzazioni diverse. Quindi, diciamo, da questo punto di vista le opzioni sono diverse. Poi arriviamo a quella che è invece la dimensione finanziaria. In generale, per la Regione Toscana sono stati assegnati più di 32 milioni di euro per svolgere questo bando, con un numero minimo di interventi che si aggira attorno ai 216. Poi, per ciascuna richiesta di finanziamento possono essere richiesti fino a 150.000 euro. 150.000 euro che sono una forma di cofinanziamento, quindi deve coprire in realtà questi 150.000 euro devono essere l'80% del costo totale del progetto, che può però essere elevato invece al 100% in caso di bene oggetto di interesse culturale. In generale, comunque, il costo totale minimo ammissibile degli interventi è di 30.000 euro. Poi, per quanto riguarda le modalità di erogazione della sovvenzione, ci sono due modalità: o un'erogazione con anticipo e saldo, oppure l'erogazione del contributo in un'unica tranche. Per quanto riguarda la prima tipologia, si può richiedere un'erogazione del 50%
dell'importo del contributo totale richiesto, naturalmente dietro presentazione di una serie di documenti, al di là del quadro economico definitivo a seguito dell'affidamento dei lavori, c'è bisogno anche della documentazione completa relativa all'affidamento o comunque al contratto attivato per la realizzazione dell'intervento, ed è necessario attivare una polizza fideiussoria proprio che possa coprire l'intero importo del contributo richiesto. E poi naturalmente ci sarà un'erogazione finale del saldo, sempre dietro presentazione di tutta una serie di documenti di rendicontazione. Andando avanti, sì, perché poi l'altra modalità è l'erogazione del contributo in un'unica tranche del 100% a progetto ultimato, naturalmente. Per quanto riguarda invece le spese ammissibili, le spese ammissibili sono più o meno tutte quelle che abbiamo anche già visto per altri bandi del PNRR, quindi sono ammissibili le spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni o servizi, sono ammissibili le spese per l'esecuzione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti simili. Sono sempre ammissibili le spese tecniche di progettazione, che però non devono superare il 10% rispetto al costo totale del progetto. Sono ammissibili le spese per gli imprevisti, ovviamente, quelle per gli allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici di vario genere. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di attrezzature, di impianti e beni strumentali, che sono naturalmente anche queste sono necessarie, per l'adeguamento agli standard di visita, quindi di fruibilità da parte del pubblico. E poi, sempre per lo stesso motivo, sono ammissibili anche le spese per l'allestimento degli spazi, quindi anche quelle per la promozione e l'informazione, quindi per l'attività di comunicazione. Passiamo poi a quelli che sono i criteri di valutazione. È importante, insomma, vedere quelli che sono i criteri di valutazione, perché poi sono anche, diciamo, le stesse voci saranno quelle che vanno riportate in quella che è la relazione descrittiva dell'intervento. Quindi in uno dei documenti da allegare alla proposta. Per ogni criterio sì, appunto, viene stabilito un punteggio massimo, e il punteggio massimo poi che tutto il progetto può prendere è stabilito da 0 a 100. Il primo criterio da prendere in considerazione è la qualità del bene e l'urgenza dell'intervento. Che cosa riguarda? Riguarda sicuramente l'interesse e la rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico e sociale, ma riguarda anche l'urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione del bene. Vi è poi la localizzazione geografica, come altro criterio di valutazione, vi è la localizzazione geografica in aree di pregio ambientale e paesaggistico. Questo vuol dire che viene valutato se il bene si trova in aree di interesse paesaggistico o all'interno di paesaggi soggetti al riconoscimento UNESCO o al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Viene valutato, ad esempio, se il bene si trova all'interno di aree della rete Natura 2000 piuttosto che in parchi e altre aree naturali protette, oppure se il bene si trova all'interno, diciamo, di un territorio dove si possono valorizzare le integrazioni e le sinergie con altre, proprio in generale con piani e progetti di carattere territoriale di varia natura, ecco. Viene poi valutata la qualità del progetto, quindi tutto ciò che ha a che fare con proprio la qualità e l'innovatività del progetto di restauro o di conservazione, quindi quello che riguarda la capacità del progetto di produrre effettivamente degli effetti su quelli che sono gli obiettivi di conservazione e dei valori paesaggistici. Sempre riguardo alla qualità del progetto viene valutata la sostenibilità ambientale dell'intervento, oppure la capacità del progetto di attivare in generale processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione. L'ultimo criterio di valutazione che vediamo è il cronoprogramma e livello progettuale. Per questo bando non è richiesto un livello di progettazione minimo, però come vedete appunto vengono assegnati dei premi nel caso che questi ci fossero, e diciamo l'assegnazione dei punti varia in base intanto se ci si presenta con la progettazione definitiva o già con quella esecutiva e se per queste sono già stati acquisiti pareri di legge o meno. Poi, sempre per quanto riguarda i criteri di valutazione, verrà data priorità, ad alcune tipologie di progetti. Intanto ai progetti d'ambito viene data priorità, che sono progetti che contengono, diciamo, interventi,
interventi che riguardano la tutela di una circoscritta porzione di paesaggio, quindi che sono presentati da soggetti che coesistono in uno stesso ambito territoriale, quindi che diciamo, sono progetti che hanno appunto lo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica. Viene data priorità anche a tutti quei progetti che sono localizzati in aree dove diciamo, la valorizzazione del bene può essere integrato anche con altri progetti di valorizzazione territoriale e in generale viene data priorità a tutti quei beni che sono ubicati appunto in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico di cui abbiamo parlato prima nei criteri di valutazione. Come presentare la domanda? Allora, il termine ultimo entro cui si può presentare la domanda è il 23 maggio. Come per via telematica attraverso il portale Fondo Architettura e Paesaggi Rurali. Qua vi ho riportato il link, però insomma anche dalla pagina del bando potrete accedere facilmente. E naturalmente potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. Vi ho riportato anche qua brevemente il formulario, che consta di una serie di parti. Allora, la prima parte sono l'intestazione e i dati generali del progetto. Poi una seconda parte invece riguarda i dati identificativi del soggetto proponente, una terza parte invece sono i dati identificativi del progetto all'interno del quale dovremmo indicare la tipologia del progetto, quindi se parliamo di un e ad esempio anche qual è il titolo di disponibilità del bene e così via. Sempre all'interno dei dati identificativi del progetto dovremo descrivere l'intervento, quindi la tipologia del bene, la tipologia di vincolo cui è sottoposto, la tipologia di intervento che vogliamo realizzare, il livello di progettazione che abbiamo già acquisito e così via. Nella quarta parte dovremmo riportare l'importo complessivo del progetto, quindi è tutta la sezione dedicata al budget. Nella quinta parte invece dovremmo inserire tutta la documentazione allegata a richiesta, quindi le planimetrie, il layout dei lavori da realizzare, la relazione descrittiva dell'intervento, che non è la descrizione dell'intervento che trovavamo nella sezione sopra, il tipo di pietà, la documentazione fotografica e così via. La relazione descrittiva dell'intervento fondamentalmente è appunto una relazione descrittiva, quindi più discorsiva, che però prende in considerazione tutti quelli che sono i parametri e i criteri di valutazione di cui abbiamo parlato prima. E poi c'è l'ultima parte dove invece andranno semplicemente spuntate tutte le dichiarazioni che sono richieste nell'ambito per poter accedere alla domanda di finanziamento. Io con questo ho finito, credo di essere andata un po' veloce o comunque spero di essere stata chiara. Come vi dicevo prima, potete fare delle domande in chat. Se ci fossero domande, appunto, credo che la regia me le riporterà in sovraimpressione. Allora, queste slide verranno fornite a chi segue il webinar. Sì, più che le slide potrete rivedere l'intera presentazione che sarà disponibile sul sito dello Sportello Europa. E chiedo se è possibile, appunto, se la regia può riportare il sito. Comunque, anche su Google, se scrivete Sportello Europa Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è il primo indirizzo utile che troverete, ecco. Poi, vediamo se ci sono altre domande. Allora, io rappresento una villa dimora storica nella provincia di Pisa, località Terricciola. Credo che forse ci sarà un seguito a questa. Allora, ho letto una domanda riguardante l'assistenza. È prevista un'assistenza? Allora, sì, lo Sportello Europa è qui per assistere tutti quelli che sono i beneficiari della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, anche nella predisposizione della domanda su diversi, diciamo, su diversi, il supporto può essere attivato su diversi livelli. Di fatto, nel momento in cui avrete bisogno dello sportello, scriveteci una mail all'indirizzo che trovate qua, quindi sportelloeuropa@fondazionecrfirenze.it e appunto vi risponderemo. Poi, forse c'era. Qual è il livello minimo di progettazione richiesto per presentare una proposta? Allora, non c'è un livello minimo di progettazione richiesto, però è elemento di valutazione.
Quindi, come dicevo, però appunto sono andata un po' veloce, vengono assegnati dei punti nel momento in cui ci si presenta almeno con una progettazione definitiva o con una progettazione esecutiva. E poi l'assegnazione di punti varia in base a se sono già stati acquisiti pareri di legge o meno. Si può presentare un progetto di valorizzazione di sito storico assolutamente non in proprietà dell'associazione di cui faccio parte. Allora, mi viene da dire di no, perché tutte le proposte, no, sicuramente dico di no, perché tutte le proposte devono essere presentate da un soggetto che abbia la piena disponibilità dell'immobile. E il titolo di proprietà può essere, diciamo, di qualsiasi genere, però deve esistere un titolo di proprietà da parte del soggetto che presenta la proposta. La villa fa parte delle dimore, quindi forse posso leggere dalla chat. Aspettate. Allora, vediamo qua. La domanda di Rebecca. Allora, provo a leggerla tutta insieme. Io rappresento una villa dimora storica nella provincia di Pisa, località Terricciola. La villa fa parte delle dimore storiche italiane, dunque interesse culturale. Sia nel centro abitato, la villa del 1600, con varie aggiunte, anche un frantoio che era proprio tale e anche una cappella. Allora, il problema è che se è nel centro abitato non può essere oggetto di intervento da parte di questo bando. Infatti è proprio specificato che la villa non può, che la villa è proprio specificato che il bene non può insistere su un centro abitato o comunque su un centro urbanizzato. Il richiedente può essere una società? Sì, perché può essere insomma qualsiasi ente privato. Può essere più precisa sul contenuto della relazione descrittiva? Sì, certo, posso anche. Allora, intanto vi posso anche condividere il link dove trovate proprio il format di proposta descrittiva. Allora, ve lo trovo subito. E comunque, appunto, la relazione descrittiva è un documento Word banalmente che viene perché. Appunto, dalla pagina della Regione Toscana si può scaricare un modello che va compilato e le voci da compilare rispecchiano principalmente quelli che sono i criteri di valutazione. Adesso ve lo prendo subito, così vi inserisco anche in chat il link dove potete scaricare il modello. Allora, così passiamo anche poi alle altre domande. Eccolo qua. Allora, vi metto qua in chat. Te lo metto nella chat privata, poi non so se la regia riesce a passarlo nella chat generale. Da qua, scorrendo in fondo alla pagina, l'allegato 2 riguarda proprio la relazione descrittiva dell'intervento. E appunto vi ripeto, è un file Word da compilare con tutta una serie di voci. Sono, ad esempio, illustrare l'interesse e la rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico e sociale, quindi rispondendo a quello che è il primo criterio di valutazione sulla qualità del bene e l'urgenza dell'intervento, e così via, diciamo, insomma, sono praticamente le voci che rispecchiano, che ricalcano i criteri di valutazione. Poi, è possibile partecipare con un progetto di fattibilità tecnico-economica non beneficiando quindi della premialità della presenza del progetto definitivo o esecutivo? Certo, si può partecipare, non è, appunto, ripeto, il bando non dice che c'è bisogno di un livello minimo di progettazione, semplicemente vengono dati dei punti in più, che poi non sono tanti perché sono. Appunto, in base al no, allora con progettazione esecutiva sono un massimo di 10 punti, che sono un bel po', però si può sempre provare naturalmente, perché magari invece nelle altre sezioni rispetto dei criteri di valutazione magari si è molto, molto forti su quelli. La scadenza è tassativa,
Come spesso accade, i tempi sono strettissimi, specie considerando in questo periodo ci sono diversi bandi PNRR e altri. Il problema è sempre questo dei bandi PNRR, la scadenza è tassativa. Se dovessero rimandare la scadenza sarebbe comunque di pochi giorni, però io tenderei a non fare affidamento su questa ipotesi, ecco. Possono essere richiesti interventi su un terreno agricolo senza avere manufatti agricoli o edifici solo terreno? No, perché non rispondono ai criteri di bene culturale rurale. Poi, ovviamente, se il terreno ricade all'interno di un progetto più grande, no, però ha scritto che non ci sono edifici, quindi direi di no. Ah, mi sto perdendo tutte le domande. Allora, la domanda può essere presentata da un proprietario che ha concesso in affitto l'immobile ad un'azienda agricola? Può essere presentata da un proprietario che ha concesso in affitto l'immobile ad un'azienda agricola? Sì, nel senso, il proprietario può presentare la domanda di finanziamento. Poi l'importante è che la destinazione d'uso non cambi per i successivi 5 anni. Sto seguendo la ristrutturazione di una chiesa di campagna nel comune di Vinci, che ha già ricevuto il via libera per l'inizio dei lavori ed ha ricevuto un finanziamento per il 70% dalla CEI. È situata in una zona di campagna con vincolo paesaggistico. È possibile presentare la domanda per la copertura del rimanente importo? Sì, si può presentare per lo stesso progetto, si può presentare insomma una domanda di finanziamento in questo caso, ma l'importante è che le spese per cui si richiede appunto il finanziamento non siano già coperte dall'altro finanziamento che avete ricevuto per questo progetto. Quindi la stessa voce di spesa non può avere un doppio finanziamento. La data di presentazione del progetto è elemento di valutazione ai fini della selezione, ovvero determina la graduatoria fino ad un esaurimento delle risorse del fondo? No, solitamente per i bandi PNRR non è così, almeno per quelli che abbiamo visto finora. Un chiarimento: un complesso di ex magazzini agricoli in un centro urbano di 1.500 abitanti, fuori dal centro storico, sono ammissibili al progetto? O devono essere fuori dal territorio comunale? Allora, no, comunque rientrano, nel senso, qualsiasi edificio rientra necessariamente all'interno di un territorio comunale. L'importante è che rispondano ai due requisiti principali che devono avere i beni oggetto dell'intervento, ovvero che devono essere beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale, oppure che la cui costruzione risalga più di 70 anni fa. Quindi non so se questi magazzini. Okay. Poi, il progetto può prevedere un intervento parziale dell'immobile che però lo rende fruibile al pubblico? Un intervento parziale dell'immobile? Sì, certo, nel senso, l'importante è che il progetto che viene presentato abbia un suo senso di esistere nel complesso, quindi anche se non viene. Se l'intervento non ricade sull'intero immobile, perché magari è molto grande, magari insomma quei 150.000 euro non bastano appunto per il finanziamento dell'intervento, certo si può pensare a un intervento parziale su un immobile. Edifici rurali, ad esempio stalle, che però non sono più usate per animali, possono rientrare nel bando? Edifici rurali, ad esempio stalle, che però non sono più usati per animali, però hanno sempre una valenza agricola, diciamo. Possono rientrare nel bando? Questo credo proprio di sì. Dipende appunto da qual è la destinazione d'uso e ricordando sempre che la destinazione d'uso poi non può cambiare per i prossimi 5 anni. Comunque, possono anche essere realizzati interventi, ad esempio, su edifici che poi hanno anche caratteri di residenzialità, per intenderci, quindi in questo caso mi sento di dire di sì. Ci sono altre domande? Forse.
Allora, credo che non ci siano altre domande perché la regia non me le segna. Allora, però il centro urbano abitato, che significa allora? Perché questa era la domanda rispetto alla villa. No, non dipende da quanti sono gli abitanti, però come dire, una città, un centro urbano abitato è definito da dei confini che sono poi riportati in un catasto o comunque in un qualsiasi strumento di identificazione territoriale. Nel senso che gli edifici rurali sono tanti lì dove dicevo io. Però devono comunque rispondere a questi requisiti, devono essere fuori dal centro abitato. Assolutamente. E poi devono avere appunto il carattere, devono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale oppure devono avere più di 70 anni, cioè la costruzione deve risalire a più di 70 anni fa. Perché poi c'è stata la domanda di Riccardo Cerutti. Allora, potrei recuperare? Il complesso di ex magazzini agricoli in un centro urbano di. No, no, però qua nel senso il centro urbano. Ah, ok, perché non avevo letto la parte relativa al centro urbano. Comunque deve essere fuori dal centro urbano. Sì, no. Le due caratteristiche le avrebbero sicuramente entrambe. Rimane, c'è proprio scritto che non sono ammissibili tutte quelle operazioni riguardanti i beni localizzati nei centri abitati o nel territorio urbanizzato in generale. Comunque, appunto, questi confini vengono proprio individuati negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, quindi in base al catasto in cui rientra l'edificio, scoprirete se il vostro edificio rientra all'interno del centro abitato o meno. Sì, esatto, gli strumenti urbanistici delimitano il centro abitato, per questo dico qualsiasi edificio viene identificato negli strumenti di pianificazione territoriale. Essere fuori dal centro abitato per i piccoli comuni significa essere fuori dal centro storico, vale la stessa risposta di prima. Ci sono appunto gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica comunale, che possono essere catasti o strumenti affini. Identificano quali sono, qual è il territorio urbanizzato. Identifica proprio i confini fra il territorio. Nel quadro economico deve esserci un computo metrico di dettaglio? Sì. Non ci sta un. Allora, sempre nel sito. No, perché è il format di domanda. Allora, ci arriviamo. Sì, allora sempre nel sito dove potete scaricare vari allegati, quindi anche il format di domanda, c'è cioè il format per definire l'importo dell'intervento che va definito al netto. Comunque non è necessario il computo metrico di dettaglio, dipende poi anche lì dal livello di progettazione. Se l'edificio storico, chiesa romanica, di proprietà del comune, è gestita da un'associazione, spetta solo alla proprietà, cioè al comune, partecipare al bando o possiamo anche noi dell'associazione? Sì, perché la gestione non. Allora, se l'edificio storico, chiesa romanica, di proprietà del comune, è gestita da un'associazione, spetta solo alla proprietà, cioè al comune, partecipare al bando o possiamo anche noi dell'associazione? Allora, in questo caso mi sento di dire che spetta comunque al soggetto che ha la titolarità sul bene. Quindi il gestore sicuramente può presentare domanda, no, anzi, il gestore può presentare domanda, però deve avere anche un nulla osta dal proprietario. Quindi sì. Riguardo alle modalità di selezione, il testo della presentazione riporta che la procedura di selezione è a sportello. Dunque sembra determinante la data di presentazione. La data di presentazione. La procedura di selezione è a sportello.
Forse è capace che io, che è possibile che io questa informazione me la sia persa, però controlliamo subito. Allora sì, sì, mi correggo. Proprio al comma 9 dell'articolo 8 del bando è specificato che la procedura di selezione delle operazioni di cui è il presente avviso è una procedura a sportello. Dunque l'ordine temporale di presentazione della domanda determinerà rigorosamente l'ordine con il quale gli uffici competenti provvedono all'istruttoria. Quindi sì, per chi mi aveva fatto anche la domanda precedente, mi correggo. Poi è prevista una struttura di supporto alle sovrintendenze per poter dare le necessarie autorizzazioni nei termini richiesti per il completamento dell'intervento. Questa è una domanda bellissima. È una domanda bellissima, però questo riguarda sicuramente il rapporto fra le regioni e le sovrintendenze. Sono un privato, l'edificio storico è una chiesa romanica dell'anno 1000 in un piccolissimo agglomerato rurale, che però il comune ha catalogato come centro urbano minore. È quindi non possibile. Allora, la chiesa è stata alienata dal sostentamento del clero alla attuale proprietà qualche anno fa. Allora, se è in un centro urbano, anche se minore, non è ammissibile. Questo incontro si può riascoltare? Sì. Allora, chiedere sempre alla regia, come dicevo prima, se potete riascoltare tutto l'intervento andando nella pagina, nel sito dello Sportello Europa della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È ovviamente vincolata, mi sono persa. È ovviamente vincolata dalla sovrintendenza in quanto ex edificio di culto. Ah, è la stessa domanda di prima. No, perché riguarda sempre un edificio che si trova all'interno di un centro urbano, quindi in questo caso non è ammissibile l'intervento. Quindi, se lo strumento urbanistico definisce l'agglomerato centro urbano, non è ammissibile, ho capito bene? Esatto. Naturalmente la questione poi del centro urbano e di quanto viene definito dallo strumento urbanistico vale anche per tutto ciò che riguarda le contrade, le frazioni e così via. Non so se ci sono altre domande. Forse la specifica proprio determinante del centro urbano ha un po' fatto tirare indietro tutti. Però, allora, credo la regia mi conferma che non ci sono altre domande. Ok, in chat vi hanno anche messo il link dove potete andare a rivedere l'intera presentazione. Io a questo punto rinnovo quanto detto all'inizio della presentazione, ovvero che lo Sportello Europa è qui per supportare tutti i beneficiari della Fondazione, Cassa di Risparmio di Firenze nella predisposizione anche delle domande di candidatura anche per questo bando. Quindi, insomma, se aveste bisogno appunto di un supporto, basta scrivere all'indirizzo che trovate qua o comunque andando sul sito. O comunque andando sul sito, trovate tutti i riferimenti e prendiamo un appuntamento e qualsiasi tipo di supporto avete bisogno, noi riusciremo, insomma, speriamo di riuscire ad aiutarvi. Ok, mi confermano che le domande sono finite, quindi appunto vi saluto e insomma, grazie di aver partecipato così numerosi. Sì, ma le slide sempre sul sito
sul sito dello Sportello Europa, quindi della fondazione. Potrebbe specificare se il servizio offerto è nella stesura o nella consulenza? Entrambi. Entrambi poi, insomma, ci sono insomma, dipende. Sicuramente c'è il servizio della consulenza. Per quanto riguarda la stesura, poi, insomma, magari ne parliamo con un colloquio o comunque sia prendendo un appuntamento, ecco. Quindi niente, grazie a voi, grazie mille di aver partecipato e niente, ci rivediamo al prossimo appuntamento dello sportello che sarà prestissimo, il prossimo sarà il martedì 10 maggio alle 16 con un webinar sul bando MIC di prossima uscita che ancora non è uscito ma a brevissimo. Sappiamo che ci sarà e si tratta del Creative Living Lab. Quindi a presto e grazie.